È arrivato di recente, qui alla Casa dei Libri, un volumetto agile che si chiama Il caso Bontempelli, una storia italiana di Paolo Aquilanti. Paolo Aquilanti non è uno scrittore, è quello che in Francia chiamerebbe un grand commis, cioè un personaggio che ha un alto funzionario dello Stato, oggi è consigliere di Stato, che ha lavorato a lungo al Senato. E che nel suo lavoro si è imbattuto nella storia di Massimo Bontempelli, autore importante della nostra narrativa, che nel 1948 fu eletto al Senato per il Fronte Popolare, ma per alcuni suoi trascorsi fascisti, in particolare per aver curato un'antologia che si chiamava Oggi, che era celebrativa del fascismo negli anni 30, fu espulso dal Senato con una votazione di cui appunto Aquilanti racconta. E racconta anche di questa vicenda un po' bizzarra di, in pratica, una delle poche persone che hanno dovuto fare i conti con un loro passato fascista, e in fondo più per un cavillo che per altro, e dimenticando anche che Bontempelli, sì, era stato fascista, sicuramente anche convinto, però era stato anche capace di gesti di generosità, come quando si era rifiutato di succedere a Momigliano, che era stato estromesso dalla cattedra di letteratura italiana a Firenze per motivi razziali, era ebreo dopo l'introduzione delle leggi razziali, ed era stato l'unico che avesse fatto un gesto del genere. Insomma, Montepelli è personaggio a tutto tondo, scrittore certamente oggi poco ricordato, anche se vedremo che un suo libro, forse quello più famoso, è stato anche ristampato di recente, però di cui si torna periodicamente a parlare per tanti motivi e che quindi merita magari ancora uno sguardo. Anche per la rivista che lui ha fatto negli anni 20, Bontempelli era un uomo colto, lo dimostra anche un libro che abbiamo qua alla casa, che naturalmente adesso non trovo, no, eccolo qua. Vedete, questo non è un libro suo, è un libro, Le origini della poesia lirica in Italia, un libro del 1899, quando Bontempelli aveva una ventina d'anni. Vedete, c'è la sua firma di appartenenza, è un libro quindi suo e è completamente pieno di note, di postille, di interventi, come dire che Montepelli, prima di essere uno scrittore, era anche un lettore e un lettore importante. Scrive un po' di prose, fa parte di vari gruppi letterari come usava allora e nel 1926, insieme a Curzio Malaparte, fonda una rivista che si chiama Novecento, questo che vedete che abbiamo qui alla casa è il primo numero, e è una rivista in lingua francese, questo per dire già anche l'orientamento comunque internazionale di certi personaggi, anche nonostante l'autarchia che il fascismo proclamava e che quindi generava qualche contrasto e qualche impopolarità. E tra gli autori che sono ospitati in questo primo cahier d'automne, quindi quaderno autunnale della rivista, dove si dice che ogni stagione verrà pubblicato un quaderno per le cure di Massimo Bontempelli, Ramon Gomez della Serra, James Joyce, Georg Kaiser e Pierre Macourlin, quindi autori. Ovviamente Joyce, ma anche gli altri piuttosto importanti. Di Joyce c'è una prosa in questo numero, così come ci sono prose di Achille Campanile, che è un altro autore che mi piacerebbe un giorno ricordare tra questi dimenticati, ma c'è anche Corrado Alvaro, c'è lo stesso Macourlin, eccetera. In quegli anni Bontempelli scrive tantissimo, veramente tanto, una lista praticamente infinita di libri. In tutta sua questa operosità, in questa parte di vita tra i 30 e i 50 anni, che è davvero fortemente attiva, Massimo Bontempelli scrive tantissimo. Prendiamo questo libro, La famiglia del fabbro, è un romanzo del 1930-31. E se guardiamo tutto quello che c'è dentro, ci sono dentro liste di romanzi e racconti, primi racconti, Sette Savi, 12 Sette
La vita intensa 1919, La vita operosa 1920, Viaggio e scoperte 21, La scacchiera davanti allo specchio 21, Eva ultima 22, La donna dei miei sogni 25, Donna nel sole 27, insomma un libro all'anno più, come abbiamo visto, l'attività della rivista, più anche molta attività teatrale. Questa la vediamo bene da questo libro. Questo è il suo libro più noto, Gente nel tempo. Quello che vi dicevo è stato ristampato. Qui abbiamo una copia dedicata, anzi ne abbiamo due per la verità, a Jole Ozzo, che era una persona di Roma. Montebelli è molto, vive molto a Roma, lui nasce a Como, però Roma è la sua base operativa. Vi ho detto anche prima della sua vicenda al Senato, comunque Roma è la città dove trascorre gran parte della sua vita. E scrive tantissimo per il teatro. L'opera più famosa sicuramente è Minni la Candida, che è ancora ogni tanto rappresentata qua e là. Ma ci sono altri testi: La guardia alla luna del 16, Siepe nord ovest del 19, Nostra Dea del 25, Valoria del 32, eccetera, eccetera. Qual è il tipo di prosa che propone Bontempelli? Bontempelli escogita una formula che è quella del realismo magico. Il realismo magico è qualcosa che in Italia noi tendiamo più ad associare ai narratori sudamericani degli anni 60, no? Da García Márquez in giù tutta quella scuola. Ma di fatto, ecco, Bontempelli più o meno da solo aveva già formulato questa idea e aveva scritto dei libri che avevano questo andamento, cioè erano storie realiste, come nell'accezione del termine, ma appunto con una sorta di magia, di favola attorno. Gente nel tempo, che è proprio la storia di un gruppo familiare in cui ogni 5 anni muore una persona e quindi la reazione nell'avvicinarsi alla scadenza in cui loro sanno che morirà qualcuno, ha un andamento molto interessante ed è stato da poco ristampato. Ma così Bontempelli si legge abbastanza facilmente, era un autore di Mondadori, già allora Mondadori era l'editore che faceva le maggiori tirature ed era il più seguito dai lettori, quindi non era un autore difficile. Dopo la guerra, anche se vincerà il premio Strega nel 1953, però Bontempelli ha una crisi abbastanza precoce, diciamo è sui 70 anni, ha avuto questa vicenda del Senato, di fatto non scrive praticamente più niente, per cui se qualcuno vuole ritrovare qualcuna delle sue opere deve andare a ricercare soprattutto quelle scritte tra il 1920 e il 1935-40, quando la formula del realismo magico è la più efficace. E già che ci siamo, ricordiamo anche che Bontempelli, per tutta la sua vita, dal 1925 in poi, convive con un'altra scrittrice, Paola Masino, che è una scrittrice molto diversa da lui, che scrive poco, che è, se Bontempelli è dimenticato quasi, lei è dimenticatissima quasi, perché proprio nessuno la sente mai più nominare, che scrive alcuni libri pure interessanti e magari un giorno racconteremo anche di lei.